No. Buongiorno, è un cordiale saluto a tutti. Chi vi parla è Luigi Bertoletti, ex internato militare, insieme agli oltre 600.000 internati. Una premessa prima di iniziare a raccontare la mia storia. Ricordare il passato è un dovere civico. Non dimenticare gli errori e gli orrori che si sono verificati durante l'ultimo conflitto mondiale è tutto doveroso. Infine, chi dimentica la storia corre il pericolo di doverla rivivere. Ricordatevi questo preambolo qua. Infine, gli internati nei campi di concentramento sono stati soldati semplici, ufficiali e ufficiali oltre 600.000, distribuiti in oltre 50 campi. La sera dell'8 settembre 1943, attraverso la radio, venne comunicato che la guerra era finita. Potete immaginare la gioia di chi mal sopportava una guerra inutile. Purtroppo la gioia si trasformò presto in delusione. L'ordine del cessato il fuoco non forniva le condizioni della resa. Nel frattempo fummo informati che il re e i generali al suo seguito erano fuggiti per Pescara e successivamente a Brindisi, senza dare disposizione sul da farsi alle truppe dislocate sul territorio italiano, né tantomeno quelle oltremare. Io mi trovavo da circa 3 anni in Albania, con la divisione Firenze a presidio di una parte della zona balcanica. Dove? Non erano d'accordo. Dove? 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 Dove eri in Albania? Elbasan. Ah. Elbasan. Sei in Albania tu? Sì. Elbasan. Ah, ti racconto dopo. Elbasan. Sei in albanese te? Anche te servo. Ho avuto un episodio di Elbasan non tanto felice. In questo frangente è stato facile da parte dei tedeschi farsi prigionieri. Per inciso racconto un episodio capitato prima della resa. Mi trovavo nel magazzino della mia batteria quando un ufficiale tedesco mi prese per il bavero intimandomi di consegnare la mia pistola da retta che portavo tra collo. Il giorno precedente avevano letto un ordine che gli davano via le armi, sarebbe passato per le armi. Io quindi non mi consideravo di doverla dare con la pistola. Non so come ho fatto, perché neanche oggi ricordo la mia velocità nel girarmi su se stesso e scappare. Mentre fuggivo, tenevo la testa bassa perché quando avevo puntato la sua pistola, un pistola lì, aspettavo che passasse il traffico dello stomaco, invece mi ha sbagliato. Il primo episodio è stato quello lì, dovevo guardare. Dopo 22 giorni di lunghi trasferimenti a piedi tra montagne e vallate, affrontando innumerevoli disagi, siamo arrivati in territorio greco a Bitoli. Riuniti in un campo, furono disarmati e spogliati di vendimenti di riserva. Prima di salire sui vagoni d'astiani ci dissero che saremmo stati inviati verso l'Italia. Poco dopo però intuimmo che le cose non sarebbero andate come promesso. Furono invitati a salire sui vagoni, circa 60-65 per vagoni. A me toccò un vagone piatto come questo tavolo qua. Dopo 2 giorni a scoprire, venne sostituito da un altro, sempre scoperto, con una spesa di 50 cm di altezza. Il trattamento riservato, sì, cominciava ad essere abbastanza duro, altro che rientro in Italia. E ben diverso da quello che veniva adottato dall'esercito italiano sul carro bestiame, dove di norma stabilivano cavalli 8, uomini 40. Iniziamo il viaggio senza sapere dove saremmo andati a finire. Rimanendo stipati sull'altra volta per 14 giorni, ripeto 14 giorni, non è come 2 settimane, 14 giorni attraversando parti della Grecia, la Jugoslavia, l'Austria, la Germania e la Polonia fino alla riva del Mar Baltico. Per quanto riguarda il vitto, per 3 volte è stato distribuito un giardino di acqua di Tiglio con 3 fiocchi di pane di sera. Per fortuna, prima di partire, avevamo saccheggiato le riserve del nostro comando. Si trattava di valette scatole di carne, altrimenti avremmo patito la fame. Durante l'attraversamento del suolo tedesco siamo stati oggetto di angherie e intimidazioni da parte della popolazione civile,
perché non avevamo più le opere. Finalmente la progetta arrivò in capolino. Si fecero scendere da lui e dopo alcuni chilometri a piedi furono serragliati in un campo cintato di fili spinati, attorniato di diverse garitte con guardie pronte a sparare a chi avesse tentato di fuggire. Sistemati nella veste in baracco sopraffollato, venivano fotografati uno per uno, assegnandoci un numero di matricola, il primo numero 22.080, successivamente in un altro campo 350.076. Da quel momento il nostro nome e cognome sarebbe cessato di esistere, perché saremmo stati considerati solo dai numeri. Venimmo a conoscenza da quelli già presenti nel campo che non esistevano forme di assistenza sanitaria, né tanto meno di altre condizioni di vita, più che normali per un essere umano. Dopo alcuni giorni fui prelevato con altri 14 compagni di sventura per essere trasferito a lavorare in officina meccanica. Sul luogo di lavoro furono alloggiati sotto il tetto dell'officina, con giaciglio, letti a castello due piani e forniti di una sola coperta. Pensate alla rigidità del clima di quegli uomini, che vanno a dormire sempre vestiti. In questo modo trascorso 3 mesi, ai primi giorni del mese di febbraio 1944, furono prelevati da alcuni soldati tedeschi e trasferiti in un altro luogo di lavoro. Arrivati al nuovo baraccamento che era di raccordo con lo stabilimento dove sarebbero stati impiegati, notammo, oltre il filo spinato che circondava il campo, degli internati ex militari italiani, che sembravano fantasmi tanto erano macilenti e denutriti, ancor più desolante per l'abbondante verità. Il giorno successivo siamo stati accompagnati sul luogo di lavoro. Si trattava di uno stabilimento per la riparazione e manutenzione delle locomotive del ferrovie. Siamo stati informati sulle ore di lavoro. Una settimana alle 6 mattina e 5 la sera. E una settimana alle 6 mattina e 5 la sera. 12-15 ore al giorno. Le sofferenze che dovevamo sopportare erano tante, sia per il duro lavoro che per la scarsità del tutto, che consisteva in un mestolo di brodaglio di rape o di crauto, una fettina di pane di sera, un pizzico di margarina oppure un cucchiaio di marmellata. La colazione è un mestolo di latte di figlio. In fabbrica fu impiegato a frasare le bielle di locomotive. Sempre sotto la sorveglianza delle guardie si cercava di lavorare il meno possibile e se il caso è consentito si sapeva. In quella circostanza lì sono stato fortunato per 15 giorni perché vicino a me c'era un civile piemontese che alla mensa lui non mangiava le vietole, la rapa, i crauti e ha chiesto di essere nuovo. Ho procurato un pentolino tutto arrugginito e mi ha dato. Per condizioni, sapete come facevo mangiare quello lì? Io lavoravo la fresa. Le frese hanno un serbatoio che contengono l'acqua chimica per raffreddare l'utensile. Io avevo l'altra mano col pentolino, poi entravo con la testa e mangiavo con la pizza dell'acqua chimica. Per non farmi vedere. Dopo 15 giorni hanno visto che quelli mi portavano a mangiare, hanno detto, se ci porti ancora da mangiare quelli che abbiamo noi, che mandiamo a campo di concentramento anche te, anche se senza di lì. Quindi mi ha detto male. Pensate che ogni tanto venivamo invitati dai rappresentanti del regime fascista a vedere io la Repubblica Sociale Italiana con la lusinga di un possibile migliore trattamento. I mobili memori che seguivano costringevano l'interlocutore a mudarsi con le pinne al sacco, confermando con estrema chiarezza il nostro no. Io vi dico in questa circostanza che se l'asse Roma della Lima ha cominciato a barcollare è stato per i 9.600.000 italiani che hanno detto no pur soffrendo e con la preoccupazione di morire un giorno all'altro. Finalmente verso la fine del marzo l'abbiamo detto. Dopo 3 mesi mi ammalai e venne ricondotto al primo campo di concentramento, sempre in Polonia, in una baracca dove erano ospitati solo malati, che peraltro non godevano di nessuna assistenza medico-sanitaria. I figliavi aspettavano solo la morte,
potete immaginare il clima di sfiducia che regnava nell'ambiente. Verso il mese di marzo 1945 le truppe russe avanzavano verso il territorio in cui mi trovavo. I tedeschi pensavano di trasferirsi più a sud per sfuggire alla loro cattura e presumibilmente al campo 3B, Fustenberg-Löwen. Finalmente l'8 maggio 1945 la guerra finì e tutti pensavano che sarebbero tornati a casa. Niente affatto tutto questo. Le cose purtroppo presero un altro piede. Nonostante non avessimo aderito ad alcun compromesso con il nazifascismo, i russi ci costrinsero ad eseguire i lavori per la loro necessità e non si interessavano affatto di farci tornare a casa. Verso la metà del mese di settembre 1995, il piatto ex internato italiano, siamo riusciti ad eludere la sorveglianza delle guardie e a fuggire verso la tanto desiderata libertà. Dopo aver trascorso 20 mesi sotto il dominio nazista e altri 5 mesi con i russi, che tra l'altro anche loro hanno tenuto un comportamento poco benevolo, sia per le condizioni di vita che per il scarso vitto che ci veniva somministrato. Girovagando da un paese all'altro, a piedi con molto fortuna, preoccupati di essere presi in un qualsiasi momento, ma i soldati russi continuavano comunque la nostra fuga. Salivamo anche clandestinamente sui treni, sia passeggeri che merci. E finalmente arriviamo in Cecoslovacchia a Praga, pensavamo di andare a sud e invece andavamo verso l'est, e chi lo sapeva? Fortuna vuole che nel luogo di raccolta degli ex militari italiani, in un locale messo a disposizione di un italiano ivi residente, incontrassimo il cappellano militare padre Marcolini, degli operati della pace di Russia. Anche lui era internato nel lager nazista, il quale ci accorse con molto calore e pensò bene di fucilarsi seppur in condizioni di precarietà. Dopo alcuni giorni riuscì a ritenere le autorità locali di far agganciare di un treno merci dei vagoni per ritornarsi in Italia, i pochi supposti che si trovavano a Praga. A Brescia arrivai con il citato padre Marcolini. Termino a raccontarvi un episodio molto particolare. Per ottobre 45, pensate, io sono partito il 9 marzo del 1940. Sono mio fratello per ottobre 1945, quelli 6 anni. Arrivato a casa, superato la soglia della cucina, mi venne incontro con il mio caravano. Con le braccia alzate al cielo, il segno di divertimento sereno e molto agitato. Infatti, mi raccontò che mentre mescolava farina con il colore sul fuoco, una volta soggiava il fuoco, non c'è un forno come oggi. Fornello come oggi. Sul fuoco, per la polenta, per tre volte rovesciò l'acqua sul fuoco, per l'agitazione che aveva il corpo, con un presentimento che qualcosa di bello mi doveva venire, di fatto sono arrivato io. Pensate voi che soddisfazione che è stata per lui, mi doveva trovare a mezz'anno con lui. Voglio ricordare le numerose testimonianze sull'internato italiano, raccolte negli anni dal professor Di Montieri, che è stato un grande testimone, recentemente scomparso. Ricordo pure la testimonianza dello storico Francesco Schreiber, che io ho il volume di 6.000 pagine che anche così, dove ho citato anche la mia divisione in Albania e anche ricordato il libretto da quello, mi ha dato il libretto della mia memoria, l'ha trascritto in tedesco e l'ha messo l'ha citato sul mio libro, sul suo libro. Ricordo di questa cosa di Montieri. Ricordo pure le testimonianze dello storico tedesco, questa è una storia tedesca di Schreiber, vissuto nei militari italiani durante il periodo 43-45 in un saggio di circa 1000 pagine, intitolato I militari italiani internati nei campi di concentramento personali, e l'evento per sottotitolo Traditi, disprezzati e dimenticati. Traditi va bene perché sono impegnati in spazio di Giappone, disprezzati i tedeschi perché erano violati, e dimenticati quando si è venuti a casa. In esso, oltre ad analizzare gli eventi bellici, riferisce numerose testimonianze dei suoi professori, tra i quali anche la mia. La mia odissea, iniziata il 9 marzo 40, ebbe termine il 3 ottobre 45. Prima di concludere, ricordo che i decessi degli italiani in Laga sono stati 78.216. registrati alle varie navi tedesche, questo lo dice Schreiber nel suo libro. Informi che presso la Federazione Micheletti di Brescia, via Cairoli,
è stato creato uno spazio per le testimonianze di quei vissuti che possono essere agevolmente consultate. A Terra Nigra, fazione di Padova, è stato istituito il museo in internet. Consultante su internet, onorato di medaglia d'oro del Presidente della Repubblica Scalca, il Tempio della Memoria, il Giardino dei Giusti, eccetera. Questi luoghi sono mete di pellegrinaggi dalle scuole esse e le condizioni medaglie. Io avrei finito, voglio ricordare cosa ha detto una scrittrice tedesca, figlia di una nazista abbandonata anche. Recentemente a Brescia, cosa ho da dire? Ai giovani che sanno così poco del nazismo, ripeto spesso, pensate, c'è stato un tempo in cui qualcuno stabiliva che vostro nonno doveva morire solo perché è vecchio e quindi inutile la società. Ancora, l'uomo può arrivare a questi livelli da sesso, prevedere leggi severissime per proteggere gli animali in estinzione e ordinare l'eutanasia come fosse un figlio di un'altra. Queste affermazioni sono state di una figlia di un nazista tedesco, che tra l'altro è stata abbandonata da loro. La Santa Maria ha fatto uno spettacolo in merito a questa cosa qui, che è stato molto bello. Ecco, io l'ho raccontato brevemente tutto quello che mi è capitato a me. Se volete farmi una domanda, fatemela pure, io cercherò di rispondere nel mio modo possibile. Ma tu mi dicevi la bambinista, penso che sono sbarcato di grazie. Da paura di attraversare il mare, la prima volta che attraversare i bari, grazie. Io grazie di aver parlato di 8 giorni, poi siamo partiti per il fronte. E siamo andati a Pusso Klein, che è un studio di 1200 metri di altitudine, dove mi dedicavo parecchio. E tra l'altro la neve è talmente più grande che se ogni mezz'ora non pulivano le casse dei prete del cammino, non si sapeva più dove erano. Pensate che neve che veniva giù. Ecco, dopo sono stato preso in Basan. Non è una cittadina del Basan. Non sono mai andato. L'hai visto? No. Dove abitavi tu? Io a Durazzo. A Durazzo? Sì, quando sono. A Durazzo quando? Lui, tu hai avuto dove? Io più in giù. Lui è ancora più in giù lui. Dove? Fieri. Ah, certo, tutto il mondo. In bicicletta tanto ho fatto, perché io, siccome un po' ho fatto tutto della batteria, e portare ordine di qua e di là, e c'era una bicicletta in batteria, posso andare a cavallo perché il mio reggimento era ipotrainato, c'erano i cavalli, e io ho fatto tutto in bicicletta per stare lì, quando sono inserito però mi attaccavo al comune perché non c'era facendo. E quando è finita la guerra, pensate, a me era venuto del reumatismo adesso che non ce la facevo più, e mi è venuto tra via, ora parlando. Il mio amico che faceva il cuciniere mi ha detto, sai che tu faccio passare io con la roba lì, come fai? E poi mi ha detto il cone che davano a noi gli italiani era molto buono, ma tu sei andato e mi fai morire. Sapete come è passato a dire? Mi ha lasciato col tuo strano per aria perché sembrava lo stimolo per dare una morire invece. Disastro. Ma la guerra è la più brutta cosa che possa esistere. Chi non ha pregato per l'esperienza lui non può giudicare e poi la sofferenza per noi trattati in un modo che vi dite prima. Lì hanno capito che il nostro no è stato quello che ha fatto vacillare l'uomo del regno del mondo, il 1602. Pochissimi hanno aderito a quelle richieste che hanno avanzato, pochissimi. Tra l'altro è capitato proprio nel chiodo che ce l'ha raccontato lui, in un campo, uscivano 3 o 4 che avevano aderito e il comandante del campo gli avevano creato il sedere. E Montieri, siccome sapeva come si era prima il tedesco, gli ha chiesto perché date una pelata. No, quello lì prima ha detto voi, adesso tedesco anche lui. Ecco perché ha dato una pelata al sedere. E dopo lui, quando siamo arrivati a Pescantino, mi ricordo che io ho detto, ero con padre Marcolino, ho detto padre, siccome che veniva a prendersi lui, e di tutti i mezzi di fortuna, in particolare la Pontificia Commissione di Assistenza che veniva con i pugni sgangherati, e non c'era quello del Pontificio, si era partito il giorno prima e non si sapeva quando arrivava quella decisione. E lui fa, aspetta che andiamo a vedere qui il giro qui se c'è qualche altro, perché io ero fatto per campi A, B e C, perché veniva l'Italia dal sud, dal nord al centro del sud. Hanno trovato un pugno da punti di verde, era pieno di verde, sono le decompressioni e ci hanno infilato dentro con sardine.
non arrivare in piazzale Repubblica a Brescia, allora era piazzale a Roma, che c'era Fontana. Nel Sendre hanno capito che c'era Padre Macumè, era già conosciuto anche allora Padre Macumè. Si è fatto un sacco di gente. Io ho chiesto, c'è ancora il tram, il gambo di legno che va in Pioggia. Era il tram, non c'era il tram. Se fra un quarto d'ora ci sarà il tram, Padre, ci vedremo, sono partito. Avevo una sorella che lavorava alla palazzina di Borgo Trento. Il tram a Isola Bella, sapete dove è Isola Bella? Prima del Borgo Trento, lì c'è una zona che è chiamata Isola Bella. Non si fermava quando era pieno. Allora un mio amico che mi conosceva, ci vede, ha tirato le lame, il tram si è fermato. Mia sorella nel vedermi, non è riuscita bene a mettere il piede sul piede, non quando mi ha fatto il tram. Mancava anche qua la distanza lì. Tutti gli episodi che... Come è stato tornare a casa? Come? Come è stato il ritorno a casa? Per 15 giorni non sapevo più di dove. Per me c'era stata una trasformazione che non riuscivo a capacitarmi, non riuscivo a convertere proprio una altra trasformazione con la mente. Eppure un po' alla volta mi sono arrivato, dopo mi hanno mandato a chiamare il comune, sono andato a lavorare il comune. Io avevo altre idee che non stavo bene. Ho detto fino alla fine dell'anno non cerco di lavoro io, assolutamente. E il comune mi ha detto, basta che ci garantisca lei, vieni stia a casa finché vuoi, ma mi sta bene neanche. Dopo un mese sono andato là, che tra l'altro io ero poco distante dal comune. Dovevo fermare un po' di volte, era mai di schiena che avevo, per non arrivare a casa. E non è stata una buona passione, vero, perché andando lì ci vuole il certificato di buona fisica, proprio lui prende il posto. Scusa, vicino a casa, ho detto, guarda, ti chiamo giù, vero, io. E sono qui ancora, 92 anni. Sono qui ancora. Non lo so. Ho avuto qualcosa a te, no? Dopo quanto tempo che hai iniziato a ricordare, a parlare? Guarda, appena arrivato fino a pochi anni fa mi avevo cominciato a parlare di Mario. Mai, non sapevo parlare delle cose. Io non so come mai, eravamo bloccati tutti. Non abbiamo mai riuscito a parlare della nostra lingua. Mai. Assolutamente non vogliamo sapere. È stato troppo duro. Poi? Poi invece c'è stato un momento. Un momento, avevo pensato a un altro. Dopo noi in città, per esempio, a Brescia, che ha molto influito sulla nostra esistenza, non lo chiedo, perché non lo chiedo. È stato lo stesso di fare il diretto e futuro memoria. Perché noi gli abbiamo fatto diversi diretti e futuro memoria. E lui ha insistito che tutti raccogliessero il futuro memoria. Io non voglio fare neanche io, poi lui ha insistito in modo tale che ho voluto fare anch'io. E tra l'altro volevo andare lui ad Auschwitz perché in un certo periodo l'amministrazione provinciale di Brescia aveva organizzato una volta a Dachau, un'altra volta a Mauthausen, un'altra volta ad Auschwitz. Ad Auschwitz dovevo andare per forza Martini, invece ho dovuto andare a me, io volevo andare, ma tu vai. E c'era anche, ho portato a casa una cassetta di quel video che ha tornato anche a Piero Tutto, che ha fatto poi una cassetta di quel video molto importante. C'era un certo Porgoros, era un politico a Roma, andato a capo di concerto. È stato interessante, molto interessante vedere i giovanotti come voi, erano tutti di quinta, né? Quello che ho compilato erano 52, uno o due per classe di città e provincia, lo so per lui di quinta. Davanti ai fondi che hanno aperto, mi sveglio lacrime i ragazzi a vedere. Perché loro vedendo quelle cose lì non immaginavano ci fosse. E chi ancora dice che non sono esistiti quei campi lì? Se ancora ti vuole fermare questo, che non è vero, dovrebbe andare là a vedere. Perché quel comune conceso che porta tutti gli anni i ragazzi a Mauthausen, perché anche Mauthausen è un campo di quelli che è tipo Auschwitz, nella vita. E mi ricordo che quando sono andato a Auschwitz, era il giorno della memoria, perché c'erano gli ebrei a ricordare i loro cari. E mettevano giù delle targhette con delle memorie che ricordavano i suoi cari, con un lumino. E quel giorno lì c'era un vento e pioggerello. Per poter proteggere il lumino avevano chiuso delle pietre per circondare il lumino per farlo tenere acceso. Ma è stato... E poi in mezzo al binario, perché c'è ancora il binario lì, che entra nel campo proprio. Abbiamo piantato la loro bandiera. Lì un forno crematorio l'ha fatto saltare, ma l'altro c'è ancora due forni crematori per me. Uno l'ha fatto saltare e l'altro esiste ancora. Poi c'è la camera a gas,
che vicino alla camera a gas c'era una stanza dove il padre Golpe, non so se avete sentito parlare ancora, è morto lì anche lui perché ha sostituito un altro internato che doveva morire. Quello che ha sostituito il padre di famiglia. Ha detto che era stato lui. E gli hanno fatto la puntura e poi dopo l'hanno messo lì a fondo con motore anche lui. Lì c'è un cielo di Papa Giovanni Paolo II in quella stanza lì proprio della camera a gas. Pensate che prima di entrare nella camera a gas c'era una specie di stanzino che non poteva stare in piedi talmente era basso, quindi dovevano stare tutti inchinati così. Dovevano soffrire una pena a stargli dentro, quando al momento si liberava la camera a gas gli trasferivano la camera. E ci sono i cunicoli, i dialetti che li portano, i corridoi che li portano proprio a quella stanza lì. C'è uno stanzone grandioso che riportano tutti i capelli che avevano tagliato le donne, i ragazzi e gli uomini prima di portarli al fumo crematorio. Mi hanno fatto vedere delle sequenze di un documentario sequestrato dai russi quando sono stati i russi a arrivare a Vasi prima. Mi fanno vedere le sequenze dove tagliavano la pelle ai ragazzi e agli uomini per fare gli esperimenti. Se ne hanno fotografati vuol dire che non hanno esistito per l'intervento della guardia di prima. Un altro? No. Lei è ancora visto, cioè è stato ancora separato da delle persone che poi sono state portate nelle camere a gas? O... No, io non nel campo, nel campo di munizioni portato, eravamo nel campo separato dai militari, nel campo separato. Non eravate prigionieri di guerra, eravate stati... Pensate che appena arrivati da, ci abbiamo stampato una cappa sul petto e una sulla schiena. Cappa cosa stava a dire? Finge fanghe, prigionieri di guerra. Se non che dopo 2 o 3 mesi con Hitler e Mussolini sono andati d'accordo invece per sfruttarci e considerarci internati militari italiani dove non guadagnava nessun diritto, perché i francesi e gli americani avevano il diritto alla cosa rossa, eravamo in parte loro gli americani, erano vestiti meglio degli italiani qui a casa, perché sono vestiti tutti. Un giorno ho visto una scena in mezzo al campo che i militari americani trovavano una sigaretta che erano profumatissima e si è messa a fumare, tirava un colpo di sigaretta e buttarla per terra. C'era lì il capo del campo, ha tenuto tirare fuori la pistola e farla andare via, andata via, altrimenti mi sfruttate troppo, mi ammazzo. Per dire come si comportava, io ho avuto un pane da un americano che era lì a Fistema sull'Ever, la mia baracca, il mio campo era vicino a quello degli americani. E mi ha visto un accidente, mi ha detto, vuoi il pane? No, prima di... Mi ha buttato un filone di pane così. Pensate che c'è stato l'allarme. Io non avevo già mangiato metà. Sono tornato indietro in cortina, in baracca, a prendere l'altra metà. E quando sono rientrato, mi ha detto, non sei andato a prendere questa pianeta qua, zac, prima. Loro avevano sempre un frustino così di gomma. Se vi leggiamo, se vi... cioè, se vi leggiamo l'attività, a picchiarsi, resta gommata. Loro non divertono assassini come la gente lì, non posso trovare. Di tutto facevano pur di mortificarsi e di trattarsi male. Pensate che quello stabilimento della Reichsbahn ci facevano percorrere un sentiero pieno di pozzanghere, c'era anche la neve, pozzanghere per farsi star male. Più male si poteva. Tra di loro. Più male. Tutte le cose erano più brutte, poi bisognava stare attenti a come ci si comportava, perché prendo nulla se veniva... Dopo tutto quello che ha passato, c'è da provare nei loro confronti comunque. Guarda, io non mi ricordo, non posso dimenticare quelle cose che mi ha fatto provare, perché non posso dimenticare. Posso perdonare, ma non dimenticare. Il mio stato d'animo mi può portare a perdonare, ma non dimenticare. Non si possono dimenticare quelle sofferenze sempre di casa. È stato troppo disagio. Noi andiamo sempre in mente tra di noi, parlavamo sempre dei nostri familiari una volta intanto, perché eravamo lontani, estranei, nessun conforto. Guardate che è brutto quello che vogliamo. Se vi ammalato, se guarivi bene, altrimenti ce la si ha la pelle. E infatti mi sono morti parecchi, sia per malattie che per disagi altri, per vari altri disagi. Quella baracca mi ricordo sempre, la baracca degli ammalati che desideravano la morte più grave, non li potevano più, non c'era nessuna assistenza, medico sanitario, nessuno più. Io mi sono fatto levare un dente che è arrivato in campo di concentramento, perché durante il viaggio, mangiando le scatolette che è pane duro, mi si è caduto un dente
ero 7-8 giorni che soffrivo, e lì in baracco ho chiesto ai presenti, c'è un medico qui, ma come che voi, che invece Santa Sonia dice, ma in fondo al campo mi sembra che sia un italiano medico. Io sono uscito dal baracco e vado là, e mi fate un'otanaglia, io pensavo mi fosse un'anestesia, qualcosa che la bocca, ho dovuto fare così per fare il toro alla canaglia, la mente era gonfia. Siedi sulla panchetta, ho girato tutta la baracca intanto che ti tiravo le strade. Quando sono entrato, parlando di quel manganello, tre gommate per il colore, tu sei stato tu. Quindi le vanno in dente, senti te, tre gommate. Questo è stato il ricevimento che ho avuto il primo giorno entrato nel campo. Per dire come eravamo considerati. Io mi ricordo se non ci fosse l'altro in officina. Una volta che mi danno da lavorare mi danno un autocarro che aveva un volante, un autocarro girava su se stesso, non sapevo cosa fare. Ho smontato tutto, ho capito che mancava di una chiavetta a mezzaluna, era quella che faceva girare il volante. Quando l'ha montata quella roba lì, non ho tenuto conto metà di qua e metà di là. Il direttore l'ha provato.